Ciao a tutti e benvenuti in quello che a occhio e croce sarà il mio ultimo vlog. Innanzitutto sono super felice perché sono andato oltre le aspettative più rose, però va bene così, cioè va super bene così. Ho detto più volte che non mi sarei mai immaginato di arrivare fin dove sono arrivato. E adesso che ci sono e sono oltre il punto massimo che avevo anche solo ipotizzato, mi ritrovo sì sorpreso ma molto contento e soddisfatto. Voglio godermi l'ultimo passo di questa esperienza, di questo percorso in finale, che è l'ultimo atto per eccellenza. E quindi, come dire, comunque vada veramente. Cioè, tutto questo mi ha fatto capire quanto il mio progetto sia una proposta che ha tutte le carte in regola per dire qualcosa, insomma, è seguito autocitandomi da un sacco di gente. Detto ciò, la semifinale è stata assurda per me, surreale, perché ho fatto il duetto con Elio, che è un mostro sacro della musica e della cultura italiana. E lui si è messo al servizio, non mio, ma al servizio dello spettacolo che doveva andare in scena. E questo mi fa capire quanto Elio sia un grande. Credo che le persone, come si dice, i grandi, che siano della musica o di qualsiasi campo, sono grandi quando sono piccoli, quando riescono a rendersi umili, piccoli, rispetto a quello che deve essere fatto, rispetto all'opera. Elio ha fatto questo. Io me ne esco da quel duetto con sì un insegnamento musicale e con un'esperienza clamorosa, ma con un insegnamento umano che non ha pari. La seconda manche è stata forse ancora più assurda perché ho fatto un brano degli After Hours davanti a Manuel Agnelli. Io ero un grandissimo fan degli After Hours, mi hanno segnato, mi hanno formato e fare un brano loro davanti al loro leader per me è stato assurdo, bellissimo e lui poi si è commosso, lui poi mi ha ringraziato e tutto questo credo che lo capirò davvero tra qualche mese. Poi dalla semifinale sono passato alla finale e sono stato sorpreso, contento, contento, sia io sia Mika, sia Taketo, tutta la squadra. Ho ricevuto dei bei messaggi anche da Edda e da Vergo, quindi posso dire gli over sono stati contenti di questa cosa. L'eliminazione di My Drama mi sorprende perché lei, come dire, era il progetto che aveva suscitato più clamore nelle prime battute. Seguitissimo anche come Melancolia, quindi un altro colpo di scena. Però il gioco è questo e il gioco può essere imprevedibile oltre che crudele. Per il prossimo live, che è la finale, mi sto preparando divertendomi. Mi sto divertendo, saranno tre manche, c'è il duetto con Mika, c'è la manche dei Best of. E c'è, se si arriva alla terza manche, l'inedito. Voglio veramente godermi e divertirmi. Qualsiasi sarà l'esito, io ne esco davvero contentissimo. Mica poi è gasatissimo perché tornerà sul palco da cantante e non da giudice. E questa cosa io l'ho visto nelle prove, gli ha fatto accendere uno sguardo. Per la prima volta io mi sono reso conto nelle ultime prove che accanto a me c'era Mika. Non c'era mica il giudice, c'era mica la pop star internazionale con una voce clamorosa. Ed è incredibile come questa cosa io l'abbia percepita in una fase finale, ma era lui anche prima, però quando abbiamo provato il pezzo Lollipop insieme, io gli ho detto cazzo, che voce, cazzo, è mica. Detto ciò, ci stiamo davvero divertendo. In quest'ultima settimana stiamo vivendo tutti insieme con i finalisti e devo dire che è una cosa che mi sta piacendo. Si sta creando una bella empatia tra di noi.
ci sentiamo tutt'altro che avversari. Vedi Casa di Lego che dà lezioni di piano a Blind, poi Blind ci fa sentire i suoi pezzi che non sono ancora usciti e ci divertiamo. Vedi Little Pieces, con cui condividere piccole specie di jam session notturne, anche se io poi vado a dormire prima perché sono un vecchiaccio, però cioè, si creano quelle cose che senza la convivenza ovviamente non si possono creare, quindi con loro va alla grande. Detto ciò, io non avevo mai immaginato di partecipare a X Factor. Non era un mio obiettivo, non lo era mai, fino a qualche mese fa. Poi è successo ed è andata bene, sempre meglio. Si è creato un percorso, ho imparato tantissimo, umanamente, professionalmente, dal primo giudice dei quattro che sta lì seduto, all'ultimo tecnico del backstage, ai fotografi, ai registi, agli autori, agli stilisti, ai ballerini, ai direttori artistici. Da tutti io ho appreso qualcosa, ho percepito e poi appreso, percepito e poi appreso e poi cercato di applicare. È successo tutto in maniera temporalmente così compressa, ma è successo. E mi piace che sia successo. Sono... Cazzo, sono felice. Non vedo l'ora che sia... Che sia il futuro. Non vedo l'ora che sia il futuro perché ho veramente una gran voglia, appena tutto prenderà una parvenza di normalità, di andare là fuori sui palchi e spaccare e pubblicare dischi e fare musica e continuare a infuocarmi per questa cosa che faccio e che mi piace. Grazie a tutti per le belle parole, per il sostegno, per ogni cosa. È stata davvero una bella esperienza.